Dopo la riapertura delle trattative, stasera è stato organizzato questo nuovo incontro e le parti hanno raggiunto l'accordo per la, diciamo così, subentro nella gestione dello stadio Bonolis. Poi nei prossimi giorni verranno illustrate i termini, le modalità, diciamo così, dell'accordo, dell'intesa. Vabbè, niente. Adesso mi sono preso la patata di cui ieri bollente, me la sono presa io. Comunque grazie anche a Sabatino, grazie a Luciano Campitelli, che dovremmo chiamare anche per brindare pure con lui, credo. Sei il presidente del Teramo Calcio, che effetto ti fa? Non lo so, no, ancora niente, poi ancora mi devo svegliare. Dai, no, speriamo che sia un sogno, dai. No, assolutamente deve essere un sogno, per carità, se no sarebbe, non l'avrei fatto. Sai che cambia la vita una scelta del genere, sì. Mi sa di sì, quindi saremo pronti a fare anche questa nuova avventura. Campitelli non l'avete chiamato? No, lo stiamo per chiamare, lo stiamo per chiamare, lo chiamiamo. Lo possiamo chiamare in diretta? Assolutamente sì, perché gli avevo promesso di chiamarlo. Assolutamente. Quando andate dal notaio, così ce lo fai pure sapere. Ecco, beh sì, dal notaio saranno le prossime giorni, sicuramente prima delle cose. Luciano? Ci raggiungi a fare un brindisi? Ti aspettiamo. Ciao Luciano, ciao, ciao. Ecco, com'era la voce? Serena, era una voce serena. E a chi gli possiamo dire quanto ti è costato il Teramo? Abbastanza, però speriamo che valga la pena, perché il complesso non è solo la squadra, non è solo il debito, anche l'impianto sportivo e l'investimento che dovremmo fare, però insomma speriamo che sia un investimento che ci dia risultati, giusto Sabatì? Perché... No, per sapere il costo è importante, ma ne varrà la pena. Speriamo che Cantagalli, non a Franco che non ha bisogno, alla Teramocalcio, quindi a Teramo. Nei termini che più o meno sapete. Cioè quelli 175.000 euro per 117 anni? No, questo sono dettagli inutili, l'importante è sapere quello che costa la squadra. Ma è stato più semplice del previsto trovare questo accordo, visto che è arrivato in 24 ore? È facile rinunciare. Io ho detto, io aspettavo la scusa, però non me l'ha data e quindi io purtroppo gli impegni... Quando li prendo li devo assumere. Speravo in un ho detto chissà se vuole un piccolo rilancio, ma non ha detto che mi voleva fare lo sconto addirittura. Vero? Grazie, di qua. Aspetta. Aspetta. No, ma quando ci mettete? Grazie. Possiamo parlare di svolta storica nel Teramo Calcio. Il nuovo presidente sarà a brevissimo, manca solo la firma davanti al notaio, Franco Iachini. Sì, a meno di clamorose sorprese possiamo gioire per questa svolta che anch'io ritengo una svolta storica, importante, una svolta che probabilmente ci proietta in scenari più consoni anche al contesto cittadino, con uno stadio importante che saprà anch'esso dare slancio a questi progetti, a questi programmi, quindi siamo contenti, siamo veramente contenti. Voi da tempo auspicate l'ingresso di qualcun altro in società perché, come molti altri tifosi, avete contestato la presidenza di Campitelli degli ultimi anni. Vi aspettavate una svolta di questo tipo con un nuovo presidente e anche teramano? Decisamente una svolta così netta no. Noi ovviamente non abbiamo contestato la persona del presidente Campitelli, noi abbiamo contestato un tipo di gestione che secondo noi non era consona al contesto. Il nuovo presidente ha enunciato programmi che secondo noi rappresentano diciamo un qualcosa di importante. Da subito ha parlato di Serie B anche quando ancora la trattativa era agli albori.
Ma la Serie B ne ha parlato, ma ne ha parlato a fronte di comunque una programmazione, quindi non è stata una dichiarazione estemporanea, perché altri prima di lui lo avevano fatto, però era stata, diciamo, una dichiarazione non accompagnata da enunciazioni di programmi importanti. Il presidente Iachini ha avuto, diciamo, questa intuizione, e noi siamo contenti, quindi questa Serie B può avere un significato particolare in questo momento, questa enunciazione della Serie B. Molti auspicano una riunione di tutta la tifoseria grazie a Iachini. Secondo lei è fattibile? Ma la riunione, allora, una divisione, diciamo, netta non c'è mai stata di fatto, perché comunque poi tutti verso un unico obiettivo, verso, diciamo, il tifo per la nostra squadra e conquistare quella salvezza che oggi si è rivelata fondamentale, perché senza la terza serie nazionale probabilmente questa operazione non si sarebbe chiusa. Sicuramente il presidente Iachini rilancerà con i suoi programmi, alimenterà molto entusiasmo. La tifoseria è già in fermento, noi siamo in fermento, il club ritorna finalmente a fare quello che sa fare meglio, cioè essere al fianco di società e squadra di calcio, quindi ci sono tutte le premesse affinché Teramo ritorni, diciamo, la piazza che è sempre stata. L'argomento caldo in questo momento a Teramo, nei bar, nelle piazze, ovunque, è il passaggio di proprietà del Teramo Calcio da Campitelli a Iachini. Manca solo la formalità della firma davanti al notaio, ma i passaggi più importanti sono stati fatti. Sì, da come sentiamo, da come ho letto nel giornale cose, sento che praticamente se ne parla tanto in questo periodo, sono tutti contenti, quindi speriamo bene per la nostra squadra, insomma. È una svolta per la società, dopo 11 anni di presidenza Campitelli arriva un nuovo presidente teramano. Certo, e questa è la cosa forse più bella di questo passaggio, no? Che può darsi che ci porti buoni frutti per la nuova stagione. Questa novità ha riacceso l'entusiasmo non solo tra i tifosi. Sì, vedo le persone che si interessano, quindi vediamo un po' come si evolverà la cosa. Franco Iachini, nuovo presidente del Teramo, una svolta nel Teramo Calcio. Lei cosa ne pensa? Beh, da tifoso storico, come tantissimi altri ragazzi e un po' meno ragazzi, non possiamo che essere felici. Speriamo che possa fare un ottimo lavoro, da parte nostra sarà il massimo sostegno per perseguire gli obiettivi che ha professato, per cui veramente è stata una notizia bellissima. Per cui, si è riacceso l'entusiasmo. Esattamente, questo volevo dire, non mi arrivava la parola. Speriamo che realmente possiamo coronare quei sogni che ci sono stati tolti. È contento della svolta che c'è stata nel Teramo Calcio? Contentissimo, una svolta molto positiva, un futuro roseo prevedo. Vi aspettavate una svolta di questo tipo, un presidente teramano soprattutto? No, anche perché chi investe nel calcio oggi non è una cosa, non c'è rientro, quindi a Teramo le industrie sono poche oramai, è una cosa positiva. Si parla di progetti importanti e si parla di Serie B. Beh, lui è un grande industriale, quindi ha sposato questa causa perché vede lungo, capito? E allora è positivo. Perdiamo la Serie B, la piazza è entusiasta, perdiamo. Contento di come sono andate le cose nel Teramo Calcio? Beh sì, ma io non ci speravo. Sono molto scettico anche nella vita. Ben vengano, nel senso che siamo rinati, come dire. Una nuova era per il Teramo. Sì, già si parla di Serie B, si parla di eventi giù allo stadio. Vabbè, comunque Teramo è morta come città. Questa è una svolta, una delle tante svolte che dovevano accadere, se no ci potevamo andare da Teramo. Può essere un punto di ripartenza proprio anche per la città, anche se ci sono tanti altri problemi da risolvere. Ma infatti Teramo è deceduta, non lo so quando faranno i funerali, è finito. I giovani non sanno dove sbattere la testa. Comunque se sto stadio va avanti, sto calcio va avanti, mi dispiace per Campitelli, comunque doveva andare così, oltre 10 anni, forse è durato anche troppo. Al Caffè dell'Arco si ritrovano i tifosi della curva del Teramo Calcio, grande entusiasmo ci dicono per questa svolta nel Teramo Calcio. Sì, era ora di cambiare,
Diciamo che un periodo è finito, speriamo che il periodo che va a cominciare sia meglio, soprattutto dal punto di vista dei risultati che ultimamente sono mancati parecchio. I ragazzi penso che siano soddisfatti di questo accordo, anche perché col presidente non è che ci stava tanta affinità. Ecco. Col presidente Campitelli. Sì. E quindi niente, speriamo bene. Il fatto che sia un presidente teramano, di Teramo Città, cosa significa per la tifoseria? Secondo lei incide in qualche modo? Il fatto che sia un teramano va sicuramente bene, meglio il teramano che non il pingo pallino napoletano o romano di turno. Ripeto, va sicuramente bene il fatto di aver cambiato gestione, siamo passati da un quasi teramano a un teramano, quindi va bene, speriamo bene, vediamo, ci risentiamo un altro anno di sti tempi e vediamo com'è andato. Il Bonolis passa a Iachini, Teramo ha il nuovo patron nei bar, oggi si leggono i giornali. Eh sì, oggi leggiamo i giornali per vedere questo cambiamento. Io francamente, torno a dire, forza Teramo sempre, sono teramano quindi ci mancherebbe altro. Di chi è la proprietà mi interessa poco, mi interessa quando, quelle poche volte che vado allo stadio, vedere una bella partita, che a volte vedo e a volte non vedo. Speriamo che la nuova dirigenza porti frutti come quella della vecchia, magari con qualche errore in meno, però grazie a Campitelli fino a oggi, e in bocca al lupo a Iachini che la prende da oggi.